Buonasera e benvenuti alla cucina del Bet, ovvero l'arte di arrangiarsi quando la Balduzzi è al mare con sua madre. Questa sera prepareremo le capesante del Bet, ma quali sono gli ingredienti? Ingrediente numero 1, esseri di Voghera. Numero 2, esseri iscritti alla categoria del casalingo di Voghera. 3, la Balduzzi al mare con sua mamma. Ma ci sono anche altri ingredienti? Sì, certo, andiamo a guardarli in cucina. Ecco dunque i nostri ingredienti in cucina: le capesante, un pomodoro, un ciuffetto di prezzemolo, uno spicchietto d'aglio, una ciotola di pangrattato, olio di oliva extravergine e le conchiglie dove deporremo le nostre capesante. Anzitutto trituriamo finemente il prezzemolo con l'aglio insieme al pangrattato con la nostra mezzaluna. Abbiamo così ottenuto il nostro composto di pangrattato, aglio e prezzemolo. Ora occupiamoci delle capesante. Ecco le nostre capesante. Ricordo a tutti e a tutte che le capesante si lavano, vero Marina? Abbiamo lavato le nostre capesante. Ora dobbiamo metterle nei gusci, ma prima di procedere dobbiamo irrorare i gusci di un goccio d'olio. Bene, ora mettiamo le capesante nei gusci. Ecco, perfetto. 3 per conchiglia. Abbiamo messo le capesante nelle loro conchiglie. A questo punto dobbiamo fare un'altra operazione. Prendiamo il pangrattato e lo deponiamo sulle nostre capesante. Bene. Le nostre capesante sono pronte per essere infornate, ma prima ricordiamoci di accendere il forno a 180 gradi e dopo 10 minuti inseriamo le nostre conchiglie e attendiamo la loro cottura per altri 15 minuti. Mentre le nostre capesante cuociono nel forno, prepariamo la variante del Bet. Taglieremo a cubetti questo pomodoro, almeno spero. Se non proprio cubetti, in qualche modo quel pomodoro lo abbiamo tagliato. Quando le capesante usciranno dal forno, metteremo sopra le conchiglie anche questi pezzettini di pomodoro con un filo d'olio di oliva. Bene, le nostre capesante cuociono da 15 minuti. Ricordiamoci ora di azionare la manopola del forno per portare a gratinare le nostre capesante. Bene, le nostre capesante sono gratinate al punto giusto e ora il tocco finale con la variante del Bet. Bene, direi, è tutto a posto. Buon appetito! Bene, spero che le mie capesante vi siano piaciute. A me sono piaciute moltissimo. Vi saluto e ricordatevi, la cucina non è circolare, non è quadrangolare, non è rettangolare. La cucina è del bene.